Grazie Presidente. Sì, io comprendo quello che dice il consigliere Figliomeni. Noi avremmo apprezzato ancora di più se avessero votato favorevoli questi debiti fuori bilancio, perché magari sorti durante anche l'amministrazione di centrodestra, tant'è vero che questo, la causa è sorta nel 2011. Quindi avremmo veramente apprezzato se loro avessero votare questi debiti fuori bilancio con insieme una visione futura sul da farsi. Io vorrei ricordare a tutti, anche ai cittadini che ci sentono, che noi stiamo parlando di debiti fuori bilancio sorti in materia di lavoro, quindi di dipendenti capitolini che hanno adito le vie legali per essere riconosciuti un loro diritto. E ricordo anche che la legge sulla mediazione del 2010, e che quindi magari, se vogliamo entrare poco nel tecnico, già la mediazione si poteva usare dal 2010 in poi, ma non si è usata in tutti, dal 2011 al 2017, che c'è stata addirittura una sentenza della Corte di Cassazione, molta acqua è passata sotto i ponti. Quindi io mi chiedo, grazie al consigliere Figliomeni che ci suggerisce sicuramente una strada giusta da dover prendere, ma anche negli anni addietro, cosa è stato fatto? Questa linea così dura oggi, che addirittura non vi fa votare dei debiti fuori bilancio, magari sorti durante l'amministrazione del centrodestra e poi anche chiaramente passato dal centrosinistra. Cioè, al tempo questa durezza voi l'avete utilizzata, perché magari oggi non ci trovavamo a votare questi debiti fuori bilancio, che sono sempre soldi dei cittadini, lo sappiamo benissimo, anzi noi li stiamo togliendo di mezzo. Giusta quindi l'osservazione, e insieme ci potremmo lavorare per quelli futuri, per quelli magari che stanno sorgendo adesso e nemmeno lo sappiamo. Cioè, quindi ecco, quello sarebbe stato veramente un bel segnale, prendervi le vostre responsabilità, diciamo così, politiche, se vogliamo dire, nel senso di votare debiti nati dalla vostra amministrazione, e insieme lavorare per il bene di tutti, in quelli che stanno sorgendo, che magari manco andranno mai a finire in Cassazione, magari, io questo non lo so, non ho la palla di vetro. Il nostro voto, come sempre, perché ci prendiamo la responsabilità, è favorevole.